Sollevone, direi. Com'è? Roccologia del linguaggio, perché si parla di lingue, si parla di linguaggio, ma questo non è interessante, è più interessante la festa, direi. E quindi io direi anche che è ancora più interessante se io mi dileguo e iniziano un sassofonista jazz fra i migliori italiani, un grande leader di un grande gruppo che è partito piano piano, è diventato un culto per pochi, poi questo culto si è alimentato, poi si è messo anche a scrivere libri, pare che funzionino, e a loro va una particolare introduzione di questa roccologia del linguaggio. Grazie. Messo in testa di scrivere canzoni alla fine degli anni Ottanta, avendo 20 anni, tanta passione, magari la spocchiosa ingenuità di sentirsi investito direttamente dalle muse di una missione, si trovava davanti a un rompicapo non semplice da risolvere, come guarire componendo da quello sdoppiamento che lo faceva sentire figlio legittimo sia della tradizione cantautorale italiana che di tutta quella musica che arrivava dall'Inghilterra e che veniva classificata come New Wave e post-punk. Due etichette sufficientemente vaghe da poter essere appiccicate addosso ad artisti sin troppo diversi fra loro. Ma la cosa stupefacente a pensarci dopo tanti anni non era tanto che sullo stesso piatto, chiusi in quelle camerette, nelle nostre case in periferia, in città, che già di per sé erano la periferia del mondo, facessimo girare l'ultimo disco dei Cure e l'ultimo di De Gregori, uno dopo l'altro, quanto piuttosto che volessimo cavare da entrambi motivi sufficienti per imbracciare la chitarra e dire la nostra. La verità è che scrivendo canzoni alla fine degli anni Ottanta dovevamo liberarci dall'angoscia dell'influenza esercitata da due tradizioni che erano una più ingombrante dell'altra, per quanto all'apparenza non poteva esistere un mondo possibile nel quale le canzoni di Paolo Conte dialogassero con quelle di Joy Division. Quel mondo in quegli anni doveva essere trovato ad ogni costo, si doveva così inventarci un modo per piegare l'italiano a dei ritmi e a delle melodie pensate per una lingua fatta di monosillabi, si doveva inventare tutto dal niente. Non era facile, ma non c'era altra scelta che provare a ibridare modelli lontanissimi, dedicarsi insomma ad accoppiamenti poco giudiziosi tra The Smiths e Guccini, David Sylvian e De André, Gino Paoli e Sonic Youth. Si potevano cambiare i nomi a seconda dei gusti e delle idiosincrasie personali per mutarli in ogni scandalosa combinazione, ma restava il fatto
che per chi si fosse messo in testa di scrivere canzoni in quegli anni, il vero problema restava quello. Quegli anni, fuori dal mainstream, furono soprattutto gli anni dei gruppi. Per la consueta ironia della storia, la generazione degli anni 70, che aveva professato con più vigore collettivizzazioni e socialismi contro il sistema, incassava, giustamente, sia chiaro, la SIAE con nome e cognome. Chi invece era cresciuto con le risatine di Sandra Milo, bevendo Galestro Capsula Viola, fra sfilate di moda della Milano da bere e templi di cartapesta dei congressi socialisti, divideva la SIAE sotto un nome collettivo e quasi sempre socializzava le perdite. Quelli però furono anche gli anni in cui questo variegato e sconclusionato mondo di band, nate fra i banchi dei licei di provincia, trovò il supporto di alcuni piccoli, eroici imprenditori della musica ed ebbe infine una sorta di prudente lasciapassare da parte delle case discografiche, che misero a loro disposizione qualche spicciolo, pochi spiccioli. Cosa siano riusciti a fare davvero quelli che si misero a scrivere canzoni alla fine degli anni Ottanta è difficile a dirsi, né mi riesce facile comprendere che ruolo abbiano giocato davvero nella musica che è venuta dopo. Perché si trattò di una generazione che non ce la fece a uccidere dei padri che si erano sempre ben guardati da riconoscerli. Cosa siano riusciti a fare davvero quelli che si misero a scrivere canzoni alla fine degli anni Ottanta non lo so, dicevo. Per quanto mi riguarda, e sia questa l'unica volta che mi cito ad esempio, posso raccontare due aneddoti che non dicono molto sulla musica che è venuta dopo, ma moltissimo sul senso di un'epoca che si è chiusa. Il primo è che spesso invito a cena Motta, ma non Francesco, al quale prestai una chitarra molti anni fa e poi mi venne puntualmente restituita, ma suo padre, Giovanni. Parliamo di ristrutturazioni e giardinaggio, di quando è meglio mettere le rose a dimora. Il secondo invece è che quando vado a Roma sono spesso ospite di un caro amico che mi fa il favore di lasciarmi dormire in camera di quel suo figliolo che non c'è mai, perché è sempre in giro a far serate. Chiacchieriamo un po' di questo e quello, ma poi andiamo a letto presto, perché non abbiamo più 20 anni. Immagino che centinaia di migliaia di ragazzine vorrebbero essere al mio posto mentre chiudo gli occhi con la testa appoggiata sul cuscino di Dark Side della Dark Polo Gang. Tutti al mare, mamma chiama i bambini per farmi giocare con loro sul mare, ma riesco a fuggire e ogni tanto mi accorgo che babbo si perde a guardare le donne del mare. Tutti al mare, mamma non vuole comprarmi la ascoltare, poi tira fuori i panini con l'olio e col sale e la pipì del cane. Hey hey hey, buttalo in mare e sono a sedere sulle ginocchia del mio più forte zio, che è quello che il forte dei marmi ha vinto una gara di tiro al piantello ed una di ballo liscio e che oggi è venuto con noi qui al mare. Ma c'è anche la zia che rimane a guardare quando noi ci tuffiamo nel mare, perché lei dice che oggi il bagno non lo può fare. E in quella testa c'ha l'anima micidiale delle canzoni italiane che sono state scritte tutte sulla riva del mare. Tutti al mare, tutti
rimase a guardare quando noi ci tuffammo nel mare. Grazie, grazie. Il Gino Miller è incredibile, enorme, infinito. Dimitri, Greg e Spinosa, abbiamo suonato insieme 35 anni fa. È bellissimo, commovente rifarlo ora. Grazie, grazie a tutti. Troppo poca carne.